Oggi vorrei parlarvi di un piccolo libro, forse piccolissimo, che ha come protagonista un piccolo pulcino. Una storia piccolissima, ma che può diventare gigantesca. Il libro è Pit, di Daniela Berti, edito da Raum Italic. È un libro piccolino, molto delicato, copertina flessibile, giallo. Poi giallo. Questo libro mi ha colpito perché è molto semplice e per tutto il libro c'è questa brezza di gentilezza, di educazione, pacatezza, ironia e tanto equilibrio. E in fondo sono questi gli elementi che caratterizzano questa storia, non tanto le vicende, cosa accade, cosa fa il protagonista. Non è quel tipo di libro. Questo è un libro tipo esci in strada con le tue cose da fare e ti passa davanti un pulcino e tu hai due possibilità: proseguire per la tua strada o seguire il pulcino. E onestamente, tu che faresti? È quel tipo di storia lì, una piccola parentesi che non ti porta da nessuna parte in particolare, ma ti regala moltissimo. È un libro che fa un uso dello spazio e del colore molto molto sapiente. Gioca con i contrasti, con i complementari, con i pieni vuoti, gioca molto con i punti di vista, zoomate, dezoomate, proprio perché il tema di fondo è la crescita e quindi il rapporto tra le cose, la percezione dell'io e dell'altro, l'essere piccolo, l'essere grande, perché in fondo tra uscire da un uovo e imparare a volare c'è un viaggio straordinario da vivere, ma al tempo stesso per un pulcino può essere una grande esperienza, un'enorme fatica, ma magari per noi che siamo usciti quella mattina, abbiamo incontrato il pulcino, tutto questo può essere assolutamente e infinitamente piccolo. Dipende solo dal punto di vista. Un'ultima caratteristica molto simpatica è che questo libro è scritto in due lingue, in inglese e in italiano. C'è prima la scritta in inglese e poi la traduzione in italiano. Comunque dai, vediamo se Pit riuscirà a volare. Pit. Un giorno, Pit, il mio pulcino, è diventato gigante. Forse addirittura più grande del sole. Più alto delle cose più alte del mondo. C'erano altri pulcini, ma nessuno è cresciuto come lui. Non sapevamo più dove metterlo? Allora abbiamo cercato una nuova casa. Troppo affollata e non ha nemmeno il tetto. Poco stabile. Pericolosa. Già occupata. Troppo buia. Un po' scomoda. Gli scienziati cominciarono a studiarlo.
e gli archeologi misurarono le sue impronte. Diventò addirittura famoso. E alla fine imparò a volare. Tutto può diventare gigante, dipende solo dal punto di vista.